fa sempre caldo al Samsara. Se non c'è il sole, quello vero, c'è il sole che porta la gente, perché qui c'è un grande calore. Il successo del Samsara è tutto qui. Lido attrezzato di giorno, disco beach al tramonto per happy hours che nel tempo si sono trasformati in party oceanici che proseguono fino all'alba. È qui che batte il cuore della movida dell'estate salentina, una movida internazionale che parla la lingua della musica e del divertimento, portando nella città di Gallipoli gli staff delle discoteche invernali di tutta Italia e i DJ europei più in voga del momento. Non è un caso che una rivista patinata come Vanity Fair l'abbia inserito nella top degli 11 lidi più in del Mediterraneo, tra i migliori beach club del 2013, al pari dell'Hotel Martinez di Cannes, del Blue Marlin di Ibiza, del Namos di Mykonos e del Marrakesh in Turchia. Secondo te quali sono gli ingredienti di questo successo? A parte l'urlo che stai sentendo in sottofondo, di ingredienti ce ne sono tantissimi. Ovviamente il posto è splendido, il marketing che fa il Samsara, che facciamo noi, è immenso. Non lavoriamo 6 mesi, 7 mesi l'anno, ma lavoriamo 12 mesi l'anno, facciamo tante collaborazioni, facciamo un tour invernale che poi ricambiamo alle discoteche che ci ospitano in tutta Italia, proprio come oggi che verrà a trovarci l'area di Frosinone, ed è uno dei tanti ricambi che faremo tutta l'estate. Ecco perché riuscite a muovere interi pullman di gente che vengono da tutta Italia. Sì, vengono da tutta Italia, oggi ci sono pullman da Frosinone, da Potenza, settimana prossima ci saranno tanti altri. È diventata una meta, un cult, no? Tra virgolette, ma non solo perché il Samsara offre divertimento. Gallipoli è bella per tante cose. Tra gli aficionados del posto anche Ayman Napoli, direttamente dalle file dell'Inter. Per me si ferma il tempo qui, anche se posso andare in giro per il mondo a fare vacanze, ma non sarà mai come quando vengo qui a Gallipoli. Per me è vita, veramente. Beh, insomma, è uno spot bellissimo per la nostra terra, ma almeno ti diverti qui al Samsara. Mi diverto qui, mangio bene, dormo bene e poi le persone hanno un cuore gigante qui, perciò l'ospitalità è il vostro forte. Non si può dire, non è che io posso pubblicizzare Gallipoli perché si pubblicizza da sola. Io sto da Dio e se potessi rimarrei qua tutto l'anno. Lei viene da? Venezia. Da Venezia a Gallipoli? Certo, perché mi avevano parlato del posto, bellissimo, però bisogna venire per vedere com'è vero questo posto, da ritornare. Perché cosa ha trovato? La movida. Mi sembra ovvio. Non... Ma il Samsara non è solo musica martellante, c'è spazio anche per chi ha bisogno di relax senza rinunciare al divertimento, specie se sa che ne avrà ancora per poco. Quindi insomma non è sconsigliato anche a chi vuole rilassarsi? No, assolutamente no, io sono venuta per rilassarmi e per divertirmi, perché comunque ci vuole anche quello, siamo giovani. È giusto, anche perché saranno gli ultimi balli che farai da sola, credo. È l'ultimo perché siamo arrivati. Auguri! Grazie, grazie.